Eccoci allora con Salih Coulibaly, una sconfitta per 3-2, quella contro la CBF Balducci Macerata, ma al di là del risultato si aspettava una risposta, soprattutto dopo quanto successo in settimana, comunque un bello scossone in casa dell'EPM, una risposta che comunque c'è stata nel campo. Sì, esatto, siamo contente che da fuori si sia visto il lavoro fatto questa settimana, abbiamo messo tutto quello che siamo riuscite a creare in questa settimana con Claudio, molta più attenzione in alcuni dettagli, un sacco di grinta e voglia di riscatto. Ci è mancato pochissimo contro la prima in classifica, che comunque non, a parte la prima di campionato, non ha mai perso, e come all'andata ci hanno beffato al quinto set ai vantaggi, però vabbè, noi ci siamo, abbiamo dimostrato che in questo girone di ritorno vogliamo sicuramente dire la nostra e recuperare punti e magari anche posizioni, cioè noi ci proviamo. Sì, Mondovì che comunque è saldamente in classifica, a posto per quanto riguarda la pool promozione, è giusto darsi degli obiettivi importanti, puntare anche le zone, se vogliamo, un po' più nobili della classifica. Quello che è apparso in campo oggi è che, continuando a giocare con questa grinta, con questa attenzione, si possa veramente puntare a qualcosa di più. Sì, assolutamente, anche perché nella fase successiva ci si porta i 3 punti fatti adesso, quindi cerchiamo di farne il più possibile, che poi chi lo sa, e comunque fare punti e magari vincere anche tante partite da morale, cosa che a noi serve assolutamente. Quindi questa è la Mondovì che io spero di vedere sono sicura che vedrete in ogni partita da qui in avanti. Adesso si aspetta una trasferta importante domenica prossima, insomma una gara che può smuovere ulteriormente la classifica, che può dire tanto comunque per un Puma che ha dimostrato di avere gli artigli oggi, che si spera veramente di continuare a vedere così nel corso del resto della stagione. Sì, esatto, sicuramente il calendario non c'è proprio amico in questo momento, però in realtà noi giochiamo a muso duro contro chiunque, quindi da un lato forse è meglio scontrare le prime squadre della classifica per dimostrargli che non siamo più la Mondovì di prima e che cercheremo di vendere cara la pelle. Grazie Salih, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie.